L'incontro tra Imane Khalif e Angela Carini ha avuto molto a che fare con la politica e molto poco con lo sport. Angela Carini si è arresa dopo 40 secondi. Il suo allenatore, come ha dichiarato in diverse interviste, l'aveva invitata a chiudere almeno il primo round per poi ragionare. Ma lei non ce l'ha fatta e ha voluto terminare subito. Comportamento insolito per un pugile arrendersi così presto. E non ha poi nemmeno accolto il saluto e la solidarietà della sfidante. È scoppiata a piangere, disperata, isolata, su quel ring. Sulle spalle di Angela Carini c'era tutto il peso delle polemiche che l'estrema destra di governo aveva scatenato. La responsabilità del suo ritiro è tutta di questo governo, che aveva scatenato, ancor prima dell'incontro, una campagna mediatica contro Imane Khalif. E poi abbiamo visto, no, quello che è successo dopo. Dal parroco amico del governo, sempre pronto a supportare Giorgia Meloni, a Matteo Salvini, tutti le hanno fatto credere che ha combattuto contro un uomo. La pressione che lei ha sentito al primo istante è che stava combattendo contro un uomo. Imane Khalif invece non è un uomo, non è una trans, non è in transizione. Imane è una donna algerina che da quando è bambina, nata in miseria, si allena per diventare pugile. In un paese dove questo non è ben visto, che una donna faccia il pugile. In un paese, l'Algeria, dove transessualità e omosessualità sono perseguitate. Essere gay in Algeria è illegale. Il maledetto articolo 338 della legge algerina, che recita che chiunque sia riconosciuto colpevole di aver commesso un atto omosessuale è punito con la reclusione da una pena, con una pena da pochi mesi, 2 mesi, a 2 anni. Quindi di cosa parliamo? Angela Carini si è ritirata per colpa delle pressioni del peggiore governo della storia repubblicana, il governo Meloni. E come hanno argomentato le destre il nulla delle loro supposizioni? Beh, citando l'esclusione di Imane dai mondiali del 2023, mondiali di boxe organizzati dalla IBA, che è un'organizzazione sportiva tra le più corrotte del mondo, che ha genericamente detto non ha superato i test. Così. Stiamo parlando dell'IBA, cioè di un'organizzazione sportiva finanziata direttamente da Gazprom, la grande azienda di gas russa, e al cui vertice c'è un uomo dell'entourage di Putin, Umar Kremlev. Quindi IBA, tra l'altro, non ha neanche dichiarato i reali motivi in un documento formale dell'esclusione, e il Comitato Internazionale Olimpionico, il CIO, ha considerato questa esclusione completamente arbitraria. Stessa cosa hanno fatto con l'atleta taiwanese Lin Sung Ting. Lin Sung Ting esclusa perché non aveva superato, secondo IBA, i test per l'idoneità di genere. Ma cos'è il test per l'idoneità di genere? In realtà è una banale valutazione dell'aspetto fisico. Tutto questo fa apparare lì. Non rientri nei canoni di donna riconoscibile come donna, secondo i canoni di questa organizzazione russa. E questa organizzazione pretende di dire quali siano i canoni. E quindi l'hanno definita maschio, androgino, come sempre estrema destra, quindi anche in questo caso si è fatta imboccare dalle balle della propaganda russa, come accade sempre. Ma andiamo avanti. La ministra Roccella a un certo punto dice: Imane Khalif è pericolosa. Falso anche questo. Imane combatte dal 2018,
Non è che adesso sta iniziando a combattere, dal 2018. Mai le sue avversarie hanno subito gravi ferite, mai. È stata battuta dall'altro in mani 9 volte, cioè il 20% degli incontri, che non la rende infatti una delle migliori pugili del mondo. Non è, o non lo è ancora. Il tema è che non rientra nell'aspetto femminile. È quindi facile prenderla a bersaglio. Qualcuno dirà: no, ti stai sbagliando, è il testosterone il punto, è lì, stai ignorando quel segmento. Come ha detto Giorgia Meloni, è il testosterone. Ma Giorgia Meloni mente come sempre. Lei dice che i livelli di testosterone non rendono l'incontro equo, ma come ha dichiarato Mark Adams, che è il portavoce del CIO, il Comitato Internazionale Olimpionico, molte donne possono avere un livello maschile di testosterone, ma essere comunque donne e gareggiare con donne. Avere naturalmente un livello alto di testosterone non significa essere migliori. Non c'è un legame, basta leggere e ascoltare tutto il dibattito scientifico più autorevole. C'è un legame tra ormoni e prestazioni. Qui non si parla di doping, si parla di valori naturali. E nei valori naturali non c'è questo rapporto tra prestazione e testosterone. Poi hanno definito immane intersex, ossia una persona che ha variazioni innate che riguardano i cromosomi sessuali. Beh, su questo non abbiamo alcuna prova. Non abbiamo alcuna prova. L'obiettivo è stato solo bersagliarla per il suo aspetto. Ma se non fosse così, mettiamo i giocatori giapponesi di basket. Sono geneticamente più bassi dei francesi e degli olandesi, che sono tra i popoli più alti del pianeta. Quindi dovrebbero giocare in un altro campionato. Phelps, il più grande nuotatore di tutti i tempi, partiva da un'apertura alare di oltre 2 metri. Non così i suoi concorrenti, i suoi rivali. Dovevano gareggiare quindi solo con nuotatori da caratteristiche simili alle sue. No, altri nuotatori avevano altri elementi di forza nel loro corpo. Giorgia Meloni e questo pericolosissimo governo hanno creato un bersaglio. Sapete perché? Convenienza, convenienza politica. Qui tutto sta fallendo. Non abbassano le tasse, non aumentano i salari, non permettono i mutui, in forma agevolata intendo. Non fermano l'immigrazione come avevano promesso, non fermano il crimine in strada come avevano promesso, non investono contro le mafie di cui non capiscono nulla. E quindi non gli resta che alimentare la parte peggiore del loro elettorato. Dire: vi difendiamo dall'ideologia gender, difendiamo la vostra identità etero minacciata dai gay, difendiamo l'ordine dal disordine. Conserveremo la famiglia, continueremo a far combattere donne con donne, non donne con trans, simbolo del disordine della società che la teoria gender sta creando. Ecco svelato il motivo per cui stanno attaccando i mani. Questo è il motivo per cui l'estrema destra, in questo momento, di tutto il mondo ha iniziato a interessarsi a questo incontro. Angela Carini è solo vittima, come del resto lo è anche Imane, di tutto questo. Ma Angela è vittima del governo italiano. Si è arresa. Arrendersi è un gesto nobile, soprattutto negli sport di contatto. Perché l'avversario è il tuo alleato nel farti comprendere i limiti. Quindi quando ti arrendi sei arrivato a riconoscere i limiti, o quando vieni sconfitto, o quando vinci anche. Angela però qui non ha esplorato i suoi limiti, ma ha subito i limiti del paese che rappresenta, del governo che ha manipolato questo incontro, rovinandole la carriera. Meloni dice che non è stato un incontro ad armi pari. Beh, nello sport non esistono armi, nello sport esistono regole. E le regole da Imane Khalif sono state rispettate. È Giorgia Meloni che non ha rispettato le regole del diritto, della scienza,
e neanche le regole del rispetto dell'altro. Questo è molto, molto grave.